Un cordiale saluto a tutti, rieccoci in diretta, siamo allo spazio Blue Star per il sociale, oggi parliamo dell'ABFO, dell'associazione benefica Fulvio Occhi Negro e lo facciamo in riferimento ad una campagna, prima di tutto di sensibilizzazione, ma non solo, dedicata a chi soffre, i più deboli, ai bambini, ai senza tetto, ai nostri anziani e ovviamente la Pasqua è un periodo che si utilizza, si sfrutta anche tra virgolette da questo punto di vista per raccogliere dei fondi, ovviamente parliamo di offerte volontarie per poi devolvere ad iniziative che guardano e mirano soprattutto ad aiutare chi ne ha concretamente bisogno. Con me in studio a parlarne Eleonora Occhinegro, che è una delle principali rappresentanti dell'associazione Fulvio Occhinegro. Ieri eravate nei pressi di Piazza Maria Immacolata, quindi nel cuore del borgo umbertino della città. Vediamo inquadrate le nostre uova di Pasqua che avete insomma donato. Parliamo di una donazione, perché effettivamente si trattava di una raccolta fondi da destinare poi all'associazione benefica. Sì, partiamo dal presupposto che la nostra associazione, raramente per non dire insomma così mai, fa queste campagne, ecco, per mettere appunto da parte qualche soldo. Quella però, ecco, delle uova ci è sembrata una buona occasione, perché per quanto siamo fermamente convinti che non è di denaro che abbiamo bisogno per andare avanti, le cose di cui più abbiamo bisogno, questo lo diciamo sempre, non ci stanchiamo mai di dirlo, sono forze umane, sorrisi, braccia che possano appunto aiutarci a portare gioia, abbracci nelle case dove più c'è bisogno o per strada, per chi vive la strada, tuttavia ovviamente senza nascondersi poi dietro nulla o dire cose che magari poi rischiano di diventare meravigliose, ma insomma poco concrete. Ovviamente per far tante cose e farle soprattutto bene c'è bisogno anche comunque di un piccolo fondo cassa o comunque del denaro, e quindi questa ci è sembrata una bella occasione per poter essere presenti in un momento appunto bello come la Pasqua sulle tavole di tutte le persone, e tutto ciò che ricaviamo con ovviamente delle offerte libere verrà poi donato per le attività appunto benefiche della nostra associazione. Parliamo delle attività benefiche allora, Eleonora. Sì, ce ne sono tante. Attualmente devo dire la verità, c'è qualcosa in cantiere di molto molto grande, magari, ecco, vi prometto che sarete i primi a saperlo, ma per adesso magari attendiamo anche un attimino per parlare. Però poi le cose più grandi, come sempre, sono nelle piccole cose e sono in quelle che poi facciamo tutti i giorni e tutte le notti. Noi ricordiamo davvero brevissimamente come servizi della nostra associazione. C'è un servizio che ogni notte va per strada per far compagnia ai senza dimora che sostano principalmente in stazione. In questo particolare, ovviamente, periodo c'è anche poi un po' più di emergenza, vista la situazione, ecco, degli immigrati che spesso arrivano a Mandù, a Taranto in generale, e spesso ovviamente provando a scappare si ritrovano poi sui treni, ovviamente si ritrovano poi con facilità in stazione. Poi c'è un altro servizio rivolto ai bambini, quindi alle famiglie che vivono in condizioni disagiate, e poi c'è un altro servizio rivolto agli anziani, e c'è un altro servizio dove viene sensibilizzata la donazione del midollo osseo e vengono fatte periodicamente delle donazioni di sangue. Anzi, ne approfittiamo anche per ricordare che proprio questa domenica prossima, alle 8:30, dalle 8:30 nei pressi della Concattedrale ci sarà la possibilità di poter innanzitutto acquistare, ecco, le uova di cioccolato. Una modica donazione di 10 euro, Sì, quindi parliamo questo è il davvero nostro prezzo. di un piccolo contributo. E poi di donare anche, per chi ovviamente può farlo, il sangue. Che rappresenta una linfa vitale, lo diciamo, è Certo. importante anche sensibilizzare alla donazione del sangue. Allora, per guardare le attività, diciamo veramente tante attività, quelle dell'associazione benefica Fulvio Occhinegro, rivolte soprattutto a chi ha bisogno di una mano amica. Nel frattempo, grazie alla regia di Cristian Palazzo, vediamo anche il sito dell'ABFO, in riferimento alla realtà ionica. Che realtà è la nostra, soprattutto per quanto riguarda i bambini? Ne abbiamo parlato tante volte, anche dell'attenzione che voi come associazione di volontariato avete nei riguardi, nei confronti dei più piccini. Sì, ovviamente, e questo non sono io a dirlo, ma insomma questo è davanti agli occhi di tutti, si sa, a Taranto, grazie a Dio, non ci sono delle situazioni di emergenza, dove per emergenza, ecco, mi riferisco alla sopravvivenza dei bambini. Grazie a Dio a Taranto non si muore di fame. A Taranto però assistiamo, anche con una certa frequenza, a un altro tipo di, fra virgolette, morte. Cioè ci sono tanti bambini, troppi bambini, davvero tanti, che non vivono la propria infanzia, bambini che sono costretti sin da piccoli a doversi
arrangiare, quindi arrangiare a volte anche con mezzi insomma poco leciti, per poter pagare il fitto di casa, la bolletta della luce, per poter a volte anche semplicemente mangiare. E un bambino che non ha quindi la spensieratezza tipica del bambino, un bambino che non ha anche banalmente mai vissuto il compleanno come un momento di festa, il Natale come un momento di festa, è un bambino che non ha vissuto per bene con la sua infanzia. Ha un bambino a cui vengono negate le carezze perché magari il papà è violento, perché magari la mamma è impegnata, diciamo così, su altri fronti. È un bambino a cui insomma quelle carenze di affetto peseranno per tutto il resto della sua vita e presumibilmente, probabilmente, ecco, sarà anche poi un domani un genitore o un adulto violento. Che cosa significa per voi un sorriso di questi bambini? Perché mi dicevi mi emoziono, io mi emoziono sempre. Questa poi è un po' la mission, mi piace definirla in questo modo, del volontario, di chi fa volontariato proprio perché lo sente, perché è una missione di vita. Sì, alla fine molte persone quando si affacciano al volontariato, anzi io poi Roberta ne approfitto sempre, ne approfitto anche per fare un appello proprio, certo, a chiunque ci stia seguendo, a prestare qualsiasi ecco, tempo possa darci, non esiste, ovviamente non bisogna timbrare nessun cartellino. Nel momento in cui uno decide di fare il volontario dell'ABOFO può dedicarci davvero, può farlo, e per noi è prezioso, un'ora al mese, un'ora a settimana, un'ora al giorno, poco importa. Una cosa però è certa, e questo nel momento in cui si diventa volontari dell'ABOFO e poi lo scoprono tutti. Una volta che lo si diventa, al di là del tempo che uno dedica al volontariato, all'associazione, quindi del tempo che dedica materialmente, poi in effetti uno lo è 24 ore al giorno, tutti i giorni, perché i sorrisi di questi bambini, gli abbracci di questi bambini restano comunque sempre vivi, ecco, nel nostro cuore, un po' quando uno è innamorato, no? E può andare al lavoro, può continuare a studiare, può continuare ovviamente la propria vita, però ecco, c'è lì sto fisso verso la persona che ha nel cuore. Famiglia, sì, diventa, sì, una grande famiglia. Parliamo, sì, invece dell'impegno per le persone più anziane, perché, sì, noi sappiamo che voi insomma siete accanto anche a chi ha bisogno semplicemente di scambiare due chiacchiere, perché poi diciamolo, no, quando si è più anziani magari si ha paura di che cosa? Di rimanere soli. Allora i volontari dell'ABFO, dell'associazione benefica Fulvio Occhinegro, cercano insomma di sopperire a questo vuoto, alla mancanza che magari la famiglia, o perché non siano familiari, o perché comunque è presa da impegni del vivere quotidiano, non può dare. Sì, il servizio con gli anziani è un servizio meraviglioso, va bene, un po' come tutti quanti gli altri, sicuramente però un po' diverso. Molte situazioni che affrontano, a cui si accostano, ecco, i volontari di questo servizio, in effetti non sono affiancate da situazioni di indigenza o da povertà, come invece accade quasi sempre per i senza dimora e per i bambini a cui ci rivolgiamo. I nostri volontari però spesso incontrano persone anziane, quindi nel servizio di ABFO anziani, sole. Quindi ciò che, ecco, più primeggia insomma in questo tipo di servizio è la solitudine, e a volte forse ce ne rendiamo spesso conto, è il male peggiore, perché quando si hanno anche tante ricchezze ma non si ha una persona con cui condividerle, con cui poter stappare una bottiglia per la gioia, ecco, di qualcosa, davvero nulla ha valore, a differenza magari al contrario di tante famiglie dove manca tanto, mancano cose che per noi sono solo assolutamente vitali, alcune famiglie dove siamo andati dove mancava addirittura la porta d'ingresso, eppure credetemi, c'era tanta di quella gioia all'interno che a volte a me personalmente capitava di pensare, ecco, magari nel tragitto verso casa, che fortuna che hanno queste famiglie, perché non avendo magari tante anche distrazioni riescono ad essere felici anche, ecco, con una chitarra a cui mancano magari anche qualche corda, ma riescono davvero a essere felici di poco. Ecco perché a volte il servizio di ABFO anziani spesso è il più triste, il più forte, perché questi volontari si trovano a avere a che fare con persone che non hanno nessuno con cui condividere insomma tutto quello che hanno.
Per noi poi è impensabile, no? Perché siamo molto legati alle nostre cose materiali, ecco, pensare di non avere la porta d'ingresso è improponibile, invece ci sono queste realtà anche a Taranto, anzi forse Taranto è una delle città del sud maggiormente colpita da questa, quella che viene definita sostanzialmente l'emergenza casa, l'emergenza abitativa, una triste piaga a cui si sta cercando comunque di porre mano anche da un punto di vista dell'amministrazione comunale. Parliamo invece adesso dell'ABFO e dunque dell'impegno per i senza tetto. Io credo che questa forse tra le tante attività che voi svolgete a Taranto, sul nostro territorio, sia quella più delicata, perché poi alla fine che cosa fanno i volontari dell'ABFO? Vedete bene, vanno, entrano nel mondo di persone che forse sono lì per scelta e non per caso, e quindi insomma bisogna entrare nella vita di queste persone, come si dice, in punta di piedi. Sì. Regole più importanti in effetti è proprio questa, quella di non voler, questo è un po' umano, di non voler comunque sia, di non dover imporre a queste persone i nostri parametri di vita, come dicevi tu, spesso è una loro scelta, a volte io aggiungerei anche una scelta un po' obbligata, perché la storia delle persone che vivono per strada è quasi sempre piuttosto simile, ovviamente gente che è stata in qualche modo abbandonata dalle famiglie, e non mi sentirei, anzi inviterei anche a non giudicare chi abbandona magari un padre dopo essere stata magari stuprata, violentata, certo, eccetera. Cioè, ecco, tante volte c'è anche da capire un po' la famiglia che non vuole accettare più certe persone. Sta di fatto che a volte il loro ritrovarsi così anziani, magari dopo un ergastolo, dopo tanti anni di carcere, li ha sicuramente trasformati. E ciò che queste persone vogliono e ciò che soprattutto noi vogliamo portare a loro non sono, questo lo dicevamo prima e lo dico sempre, non sono le grandi cose, non sono le trasformazioni della vita, non vogliamo imporre nulla, non abbiamo neanche grossi progetti su di loro, vogliamo però portare con le piccole cose, vogliamo innanzitutto restituire la dignità a queste persone che spesso non sono più abituate neanche a qualcuno che li accarezzi, che li tocchi, vogliamo portare semplicemente loro un posto caldo la sera quando fa freddo, una coperta, poter scambiare con loro una chiacchiera, ripeto, restituire a loro la dignità, perché non è certo la vita di strada o qualsiasi condizione di vita che deve far mancare a nessuno la dignità di essere un uomo. Questa è la cosa secondo me più importante. E con questo messaggio noi chiudiamo. Io ringrazio per essere stata qui con noi Eleonora Occhinegro, che rappresenta l'associazione benefica Fulvio Occhinegro. Grazie per essere stati qui con noi. Naturalmente l'invito è ad acquistare, a donare modicamente 10 euro parliamo per acquistare le uova pasquali. Naturalmente il tutto, il ricavato sarà donato e devoluto all'associazione, che poi avete ascoltato quali sono i fini, no? Aiutare i più deboli, chi soffre, chi ha bisogno di una mano amica. Grazie ancora Eleonora, grazie. Ringraziamo voi per averci seguito da casa, non andate via, noi ce ne andiamo in redazione, siamo alle anticipazioni del nostro TG, arrivederci.